E questo è amore, no? Sì. Siamo pronti, eh? Ok. Allora, Oddio, che ho ritroviamo. fatto di male. Ah, no, te, beh, mi sembra. Oh, così, Vediamo dai. di vivere Più va bene, come a stendi. scuola. Sì, va bene. Siamo pronti. Ecco Betlemme. La domanda fondamentale è questa: perché uno decide di fare regista? O perché ha deciso lei di farlo? Io? Sì. Non lo Ma è una so. prova o stiamo già girando questo? Stiamo già girando. Non Quindi lo ti sto so. abbracciando in questo modo qua, Va bene. volitivo, Mi fai mi parlare a metto un me po'. Sì, adesso, scusa, eh? scusa. Ecco. Allora, perché? Non lo so. Io posso dirti, darti un'altra risposta. Dopo il mio primo film, che non è detto che ne fai un secondo, perché è più difficile fare il secondo che il primo, almeno quando l'ho fatto io, che era già un periodo di semicrisi, fine anni 70, non è che ne sono nati molti. Io ho passato 5-6 mesi della mia vita, che poi a quel punto, tranne Dario che mi richiamò ugualmente a fare l'aiuto, dicendomi: Lamberto, hai fatto il film come regista? Io te lo chiedo perché mi farebbe piacere, mi viene a fare l'aiuto. Ho detto sì, però ho passato 6 mesi che stavo in cucina a tagliare minestroni e mi dicevo di fare regista, non me l'ha ordinato il dottore, tagliavo di fare regista perché cerchi di esorcizzare, no? Capito? Poi non è che mio padre portava mai la famiglia come cosa, però ecco, avrò avuto 5-6 anni, non credo di più, arrivo su questo set teatro pieno di gente e c'era un signore su quelle classiche sedie del cinema che a me sembrava un po' un orco, era Aldo, il famoso Aldo Fabrizi, grande amico di mio padre. C'era questo signore su questa poltrona con una pancia enorme, con i calzoni slacciati perché stavo in un momento di pausa, che io, mio padre per mano mi porta, mi avvicino e naturalmente da timido guardavo sul pavimento, lui mi stende la mano, io gli do la mano senza alzare gli occhi, niente, e lui da buon attore vero e grande e mi fa: "A ragazzi, quando stringi la mano la devi stringere con forza. E poi devi guardare negli occhi." Io da quella volta sono tornato a casa più terrorizzato che se avessi visto un film d'orrore o come è stato da lì a poco tempo, non so, quello che racconto, il film che mi ha fatto più paura era Bambi, che era la favola, l'orco, l'horror, la paura, vista da ricordi che mi venivano da bambino. Gli italiani riuscivano a copiare molti filoni del cinema di genere italiani erano la riproposizione di generi tipo, vabbè, lo spaghetti western è un esempio, c'è Leone, ma c'è anche il filone che insomma copia John Ford, diciamo, Sì, ci copia. cioè anche Giallo sto cercando di dire. Però con la sensibilità europea che a loro mancavano ed era palpabile, gli americani amano moltissimo i film di generi italiani, tipo i gialli, faccio per dire, cioè il thriller esisteva anche negli Stati Uniti, ma quel grado che loro chiamano morbid, quel grado di crudeltà, di fastidio che tu percepivi nella tensione di determinate situazioni narrative e stilistiche, come le facciamo noi, non c'era nessuno, perché copiavamo in certi casi anche migliorando determinate No, cose. no, Questo è ma il genio degli artigiani italiani. sicuramente. Nel mio libro Ashley Gordon Lewis dice: se io da piccolo ho visto Dracula, avevo 8 anni, ho dormito un mese con mia nonna, se oggi fai vedere Dracula a un bambino di 8 anni ride, ma perché sono esposti, cioè il Ammazza livello la si è nonna alzato più che tantissimo. Sì, quindi dormire. ti dico, cioè, è chiaro che questo discorso lascia il tempo che trova perché è cambiato tutto. Loro erano dei pittori veri e propri prestati alla cartellonistica. Sin dagli anni 30, per tutti gli anni 40, 50, 60, questi sono nomi ormai celebrati da anni in tutto il mondo. Sto facendo un lavoro adesso che racchiude tutta la storia del cinema di genere, quindi dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 80, attraverso i manifesti italiani. Tutti quelli che sono sesso, droga e violenza, dai mondo movies ai Nazi exploitation, al giallo all'italiana. Cioè sto tentando di fare attraverso questi volumi, che è un lavoro pazzesco e sto fotografando io uno per uno più di 6.000 pezzi, una sorta di rivalutazione, la stessa cosa è stata fatta da Tarantino del B-movie, no? Lo voglio fare con la cartellonistica perché sono disegni fantastici che ancora più che il cinema d'autore hanno bisogno di grandissima fantasia, di grandissimi colori. Il manifesto più importante anche a livello di valore è La maschera del demonio, il Quattro Fogli, dove c'è
il volto di Barbara Steele, la divisione cromatica azzurra e rossa e bianca, e la mano, una mano rossa stampata proprio come un'impronta sul manifesto. Questo io di questo possiedo il bozzetto originale che mi ha venduto Giuliano Nistri, l'autore, che è ancora vivo. Ha avuto quest'idea di colpo di provare una mano, l'impronta. Quindi col bozzetto davanti, col disegno, ha messo la mano in una ciotola di vernice rossa e l'ha stampata così come si vede sul manifesto. E lui mi ha detto: se la mia mano fosse stata troppo piccola o troppo grossa o troppo sbilenca che non funzionava, probabilmente poi facevo qualcosa d'altro. Ma lì il genio, alla amici miei, velocità d'esecuzione, no, fa qualcosa, ha fatto sì che l'idea geniale è rimasta come uno dei manifesti. È il manifesto simbolo del fantastico italiano nel mondo. Ed è nato in, questo modo qua, come ti ho raccontato. E io ho il bozzetto originale. Va bene. L'ha rubato. L'ha rubato. Ah, eccolo.